Primo turno di playoff tra Vogherese e Sestese, con gli ospiti chiamati a vincere al Parisi, che per l'occasione ha risposto presente con un migliaio di tifosi a sostenere i rossoneri. Pronti via Guizzo di Colombo, ma sul cross libera bene di testa lo russo, poi forcing Vogherese. Buscaglia vince un rimpallo e prova la conclusione a giro, palla a lato, non di molto. Ancora Buscaglia a lavorare un pallone che finisce poi sul destro di Bayrov, soluzione di potenza, ma il pallone finisce a lato. Ancora sponda di Buscaglia per Bayrov, Menegon si salva in due tempi, pur con qualche brivido. Minuto 19, spunto di Colombo sulla sinistra, cross per Selpa che è in ritardo di un niente, ma l'azione poi sfuma in calcio d'angolo dal corner che ne consegue ripartenza della Vogherese. Bayrov tiene vivo un pallone vincendo il contrasto su Frigerio, l'attaccante della Vogherese mette dentro un pallone delizioso per Gabrielli che ha seguito l'azione e di testa sblocca così la partita. Il capitano esulta prima sotto la curva, poi con la tribuna per un gol più che mai importante per la causa rossonera. Vogherese di fatto avanti dopo 19 minuti di gioco e Sestese chiamata alla vera e propria impresa. Prova a reagire Colombo, ma De Toni para in due tempi. Poi al minuto 40 la Vogherese passa ancora. Bella triangolazione, palla tenuta viva da Bayrov che trova il diagonale vincente. 2-0 ed esultanza dell'attaccante sotto la tribuna del Parisi, che è consapevole di essere vicino al passaggio del turno, anche perché la Sestese di fatto non trova mai la via del gol. Triangolazione tra Colombo e Fall sulla fascia sinistra sul finire di primo tempo. Piattone dell'attaccante, palla fuori di un nulla, riprese ancora a Sestese, tiro da fuori di Papasodaro, De Toni vola in corner, poi è strepitoso il portiere di casa sul colpo di testa di Fall, respinto con un bel colpo di reni da parte del numero 1 rossonero. La Sestese prova a riaprire la contesa, ma la porta della Voghe resta inviolata, prima sulla punizione di Petrabissi, poi sul colpo di testa di Papasodaro che finisce clamorosamente a lato nel mezzo, il colpo di testa anche di Lorusso, ma tra tutte più importante l'occasione ospita al minuto 15, cambi da una parte dall'altra, ma le sostituzioni favoriscono i padroni di casa. Bollini si rende pericoloso con un tiro da fuori, Zorzetto combina invece la frittata lasciando lì il pallone che Bayrov tramuta nel 3-0. L'attaccante rossonero si prende giustamente la scena in maniera personale, mentre sulla Sestese cala definitivamente il sipario sul match e di conseguenza sui playoff. Nel finale standing ovation giusta e meritata per Stanislav Bayrov e sigillo finale della Vogherese con il guizzo di Vanni De Stradis premiato con il gol che vale il poker. Eccolo qui lo spunto del folletto rossonero con il tiro mancino al bacio sotto l'incrocio dei pali e tanto di esultanza da parte dell'attaccante della Vogherese. Passivo forse troppo pesante il 4-0 per la Sestese, ma la Voghe continua a sognare e si gode l'abbraccio dei suoi tifosi.